La Big Studios Movie qui al Teatro Comunale di Sulmona in occasione di un memorial per ricordare Luan Caciorri, un albanese della nostra comunità di Bugnara che ha saputo integrarsi pienamente nella nostra vita. Qui sono in compagnia dell'ambasciatore dello Stato albanese presso il nostro Stato italiano. A lui voglio chiedere quanto è importante l'amicizia esistente fra i nostri due paesi e come è cresciuta da quell'ormai lontanissimo 1991, quando iniziarono i primi sbarchi in Italia. Amicizia è stato e attualmente ai livelli eccellenti, è stato sempre e è cresciuto storicamente. Noi ricordiamo come generazione solo 20 anni fa del sbarchi di albanesi appena caduto il comunismo, ma la comunicazione tra italiani e albanesi è storica e questa dimostra la vecchia comunità di Arbresh che vivono in Italia da 5 secoli e poi questa nuova comunità di 500.000 che vive in Italia da ben integrata da 20 anni. E questo è stato un fattore per la nostra amicizia, per i nostri rapporti e come ho detto io pure nella mia parola, la comunità albanese ha saputo mostrare agli italiani, ma è stato un fattore per gli eccellenti rapporti che noi abbiamo con questo bello e grande e importante paese. Quindi con ogni atto, pure individuale, e come comunità ben integrata, noi abbiamo potuto mostrare bene le capacità di costruire un'amicizia secolare e attuale con Italia e italiani. Lei ha rivolto un ringraziamento al nostro attuale governo, in particolare ai ministri Maroni e Frattini, per aver fatto molto per l'Albania. Ricordiamo che dal 15 dicembre l'Albania fa parte dell'area Schengen. Cosa si sente di dire ai cittadini italiani? Cittadini italiani devono ringraziare, io ringrazio di prima perché loro hanno scelto e scelgono i governi. Io ho ringraziato questi due ministri del governo italiano e degli italiani, perché sono ministri degli italiani, per il lavoro particolare che hanno fatto per aiutare l'Albania per arrivare a quel punto. Questa è stata veramente una liberalizzazione, non solo una liberazione di visti, ma una integrazione dei nostri cittadini. Da 15 dicembre loro sono liberi a viaggiare, a comunicare, a costruire business, rapporti, amicizia, non solo con l'Italia ma con 27 paesi di zona Schengen. Quindi è stato un giorno storico e io non mancherò di ringraziare tutti gli italiani, tutte le istituzioni italiane e tutti loro individuali che hanno fatto venire questa bella giornata, quel giorno storico. Perché voi dovete sapere, sapete bene, che noi siamo stati il paese più isolato nel mondo. E quando io ho visto questo momento e abbiamo festeggiato con il ministro Frattini in Farnesina, ho visto le facce degli albanesi che ringraziavano anche senza parole il ministro Frattini per il lavoro che ha svolto. Ma io ho ringraziato pure il ministro Maroni perché lui è stato il ministro che ha deciso l'8 novembre nella riunione dei ministri d'interni per gli standard tecnici che ha fatto l'Albania per arrivare a questo grande giorno del 15 dicembre. Albanesi adesso sono cittadini europei, tocca a nostre istituzioni di arrivare in Europa e noi siamo ottimisti pure grazie all'aiuto d'Italia dai primi momenti e attualmente. L'Italia è stato sempre non solo un importante fattore, il primo fattore dei nostri rapporti bilaterali, ma il miglior avvocato per il processo di integrazione del nostro paese in NATO e in Unione Europea. È stato sempre in aiuto dei nostri cittadini e frutti li abbiamo. E ringraziamo voi, ringraziamo istituzioni, governo e tutta Italia. Ringraziamo l'ambasciatore albanese in Italia e grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi, vedi che noi festeggiamo insieme, che mi fa molto piacere. Io sono, ho detto sempre, sono un ambasciatore fortunato
perché in Albania vogliono tutti i rapporti con l'Italia e gli italiani, istituzioni, cittadini, quindi mi tocca a me e a tutti noi lavorare e costruire buona amicizia e buona occasione per augurare voi, ai vostri cittadini, buon Natale e buon anno in nome della mia ambasciata, in nome di mezzo milione di albanesi che vivono e festeggiano con voi in Italia, con le loro famiglie, con gli italiani. Grazie. Grazie.